Alla fine vince sempre la solidarietà e la bontà delle persone di fronte a certi farabutti. Mi certo. prendo tutte le responsabilità del termine che utilizzo, farabutti che fanno questi gesti, non rendendosi evidentemente conto del danno duplice che fanno alle persone. Stefano Buscariol, giornalista, ben ritrovato, grazie Stefano. Grazie editore. Senti, il fatto è accaduto in Venezia a Pordenone, invece la situazione è migliore, anzi state avendo un surplus di richieste a livello di AIL, no? Veramente. Proprio carichi che vanno, vuol dire che la gente effettivamente, oltre all'utile, unisce anche il dilettevole, fa del bene e mangia anche un prodotto, diciamo, di buona fattura. La ringrazio direttore dello spazio che ci dà e mi dà, perché effettivamente questo momento è importante per innanzitutto per salutare e ringraziare veramente di cuore le tantissime persone che si sono dimostrate vicine alla campagna nazionale delle uova di Pasqua, che ricordiamo ufficialmente era nelle date di 19, 20 e 21 marzo, ma la sezione di Pordenone continuerà a vendere e a accettare le prenotazioni fino alla vigilia di Pasqua. Tutto questo già in fase normale ha comportato veramente un incredibile successo di adesioni, successo che ripeto è fondamentale per continuare ad alimentare quei tanti progetti che stiamo portando avanti in un gioco di squadra mirabile. Tra l'altro con l'occasione abbiamo anche prodotto un periodico che raccoglie i 20 anni dell'AIL di Pordenone. Devo dire, caro direttore, e ringrazio veramente i telespettatori, coloro che si stanno recando presso il nostro quartier generale, non essendoci la possibilità di stare nelle piazze in via San Giovanni del Tempio a Sacile, abbiamo questo quartier generale di smistamento dove moltissime persone, ascoltando anche questi annunci e anche ringraziando tutti i media e la casa stampata che ci ha dato una mano, si presentano persone e non solo lì, ma anche prenotazione via mail, via telefonica, abbiamo consegne, io stesso vado a portare in giro come tanti altri, ci stiamo dando una mano tutti quanti per portare a domicilio le uova e le focacce. Tra l'altro abbiamo dovuto con grande soddisfazione rifare un ordine nuovamente di uova, rifare nuovamente un ordine di focaccia, anzi devo fare una precisazione scusandoci, purtroppo un'azienda aveva terminato la propria fornitura e ci siamo recati, e non faccio nome ovviamente, giustamente, dell'azienda, presso un'altra azienda che è stata gentilissima, ci ha fornito veramente un sacco di focacce, che in questo caso non sono focacce ma colombe, quindi se troverete il prodotto diverso non è per una esigenza, un capriccio da parte nostra, ma è proprio un'esigenza per poter accontentare tutti coloro che hanno fatto tante richieste per non lasciare fuori nessuno. Ripeto, è un successo incredibile. Tra l'altro abbiamo anche ristampato il periodico, perché ne avevamo già fatto 5.000 copie, ne abbiamo fatte altre 3.000, devo ringraziare anche veramente per lo sforzo, qua devo fare un nome, mi permetta, Trivelli, l'amico Trivelli, che ha fatto veramente uno sforzo enorme per poterci consegnare in tempo questi giornali per poi distribuirli in questi giorni. Noi andremo avanti anche per tutta la settimana prossima, anzi avremo anche un punto fondamentale presso Borgo Sant'Antonio, la Campagna Amica, certo, che ci ha ospitato, la Coldiretti, e devo ringraziare, poi vi manderemo il comunicato di questa iniziativa, il 31 marzo e il 3 aprile saremo presenti con i nostri volontari. Certo. Veramente grazie di cuore e siamo felicissimi, perché questo ci permetterà poi di guardare il futuro con maggiore serenità e prospettiva. Certo. Senti Stefano, che